Buon sabato sera e meno male che è diventato un buon sabato sera, perché la paura avuta oggi pomeriggio per Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia è stata grandissima. Fortunatamente tutto è finito bene, tanto che poi la partita è stata anche ripresa, non si sa in che condizioni psicologiche le squadre abbiano potuto farlo, però fortunatamente è andato tutto bene. È andato bene anche all'Italia di ieri sera e permettetemi una piccola autopromozione, è andata bene anche alla nostra ora di trasmissione dopo l'Italia di ieri sera, perché i numeri dalle 23 alle 24 fonte audit l'hanno confermato, che ci abbiamo indovinato e ci abbiamo preso anche questa volta, così come ci prenderemo questa sera, perché quando in studio ci sono Vittorio Betti, Massimiliano Martini, buonasera, ciao. Buonasera a tutti, buonasera, Enrico Rocitano, Stefano Chini, buonasera, ciao. E soprattutto quando c'è, per aiutarmi in conduzione, Greta Beccaglia, ciao! Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto col chiocciola toscana tv.com tramite sms whatsapp al 342 1971 871. Non si può non andare bene e, tanto perché Vittorio facciamo i bravi cronisti, ci preoccupiamo, e così mettiamo subito nel dimenticatoio, il riassunto del girone dell'Italia, perché l'1-1 di oggi tra Galles e Svizzera, sì, in che... pratica... ha già sistemato le cose per l'Italia. Ma non è ancora detto dal punto di vista matematico, perché sai, io avrei preferito, ti dico la verità, che perdesse una. Che una perdesse, restasse a zero, perché quando insomma, vuoi il girone Massimo Papi, grazie. Perché tre, eccolo, punti Italia, un punto la Svizzera e Galles, la Turchia fa un po' la Cenerentola della situazione, quindi c'è poi questa lotta per la migliore terza, no? In questi sei gironi. Quindi io avrei preferito, ti dico la verità, cioè due su e due giù. Due su e due giù, perché ci insegnano questi mini tornei che poi alla fine la terza partita o è pro forma o diciamo c'è solo la lotta per chi arriva primo o secondo, ma poi gestire anche il primo o il secondo posto rispetto agli altri gironi, magari ti può convenire una cosa rispetto a un'altra. Così la situazione, diciamo, è sostanzialmente ancora molto equilibrata. Certo è che mi conforta, se posso dirlo, che la Svizzera è sì superiore al Galles, perché anche nel possesso di palla e nelle occasioni ha soverchiato il Galles, ma non mi sembrano due squadre diciamo della portata dell'Italia, quindi questo mi conforta. Avrei voluto avere qui in studio Michel Isle per fargli spiegare che la nazionale svizzera non c'è uno svizzero, perché forse Freuler sono pochini, sì, Sommer, Freuler, sì, ma è tutto fuori che una nazionale che corrisponde alla nazione di appartenenza, ivi incluso l'allenatore, ivi incluso l'allenatore, si va dal Congo alla Terra del Fuoco alle isole Faroe, insomma, per capirsi. È una nazionale multietnica. È una nazionale, sì, ma con questo non mi fraintendete. No, va bene. È la fortuna del calcio svizzero. Si parla moderno, sempre della questa, forza perché... della Svizzera, ma dico la forza della Svizzera. Ci sono quattro giocatori del Borussia Mönchengladbach. L'Olanda ha avuto per una vita quelli del Suriname. Sì, gioca uno del Basilea. No, ma io sto guardando il discorso appartenenza di club. Andiamo avanti. La Svizzera si è rilanciata. Ora mi così. Diranno che sono un razzista, ma non no. È no, 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 è un discorso giusto. Una multinazionale. È il motivo, e chiudo rapidamente, Giorgio, per il quale forse c'è anche un pochino meno di attesa tra gli sportivi veri quando giocano le nazionali. Prima erano veramente l'espressione del calcio del paese, del campionato loro. Del campionato, anche c'era la squadra tedesca che aveva un calcio fisico. E adesso scuola. È tutto una scuola, bravo, ecco, non mi veniva la parola. Bravo, grazie a questa multietnicità la Svizzera è tornata a livelli importanti. Non c'entra nulla, ragazzi, il campo internazionale. È successo a cavallo fra gli anni 80 e 90, Giorgio, che per esempio nel baseball e nell'hockey su ghiaccio c'era una nazionale italiana e nessuno parlava italiano, erano tutti oriundi, tutti di scuola americana o canadese. Anche nella pallamano. Quindi dov'è la scuola svizzera? Nella pallamano, Vittorio, il Qatar ha organizzato i mondiali, sì, tempo fa, ma correggimi se sbaglio, Massimiliano, sì, e tutti i giocatori, il cognome finivano con Vic, Sic, Vic, Vic, perché se l'erano Ma se io sono l'allenatore della Svizzera e ho 11 giocatori che mi giocano in altri campionati e sono più bravi di quelli che giocano nel Grasshopper
o nel Basilea, che non vengano. Non essendo un campionato di livello, è normale. Non esiste, sì, non sì, Enrico, vista l'Italia di ieri sera, arriviamo? Ma io ti ripeto quello che ho detto. Per me è importante superare il girone come prima. Poi tutto quello che viene. Anche con il risultato no, di oggi. Per un semplice motivo. Tu non sei, sei, non sei così ottimista? Io penso che l'Italia per vincere le partite deve essere sempre superiore. Perché non gli regaleranno nulla e ieri si è visto. Sì, e non gli regaleranno e ieri si è visto perché un rigore più netto di quello. Quando? Ma con le nuove regole non è più rigore, eh? No, no, no. Con le nuove regole è il rigore, è il rigore. Anche, anche quelli che fanno il tifo per la tua squadra si devono abituare ad avere meno rigori l'anno prossimo. No, facciamo un discorso un pochino serio. Con le vecchissime regole quelle era rigore. Era rigore. Con le nuove regole, non è più rigore. Anche con le nuove era rigore, è netto. Era rigore e netto. Cosa stavano facendo al VAR? Niente. Questo mi dimostra no, ma l'han visto che l'Italia, se è superiore, Leo, fai vedere il braccio. Perché appena incontra una delle squadre, appena incontra una delle squadre che contano nelle istituzioni, probabilmente l'Italia avrà i suoi problemi. Quindi potenzialmente è da semifinale. Sì, ma io mi mantengo sempre molto cauto. Fai vedere il braccio largo, com'era il braccio? Il braccio era così. Rigore tutta la vita. Sì. Guarda, a parte che non possiamo stabilire gli accoppiamenti quarti, semi, perché il secondo, primo posto, terzo posto, se becchi una squadra nei quarti di finale vai fuori. Da valore l'hai vista dal prime quattro d'Italia? Non lo so. Massimiliano? Sì, secondo me sì. Stefano? Non facciamoci prendere la fascia di entusiasmo. Bravo, no, Vittorio, no, mi dai due minuti, Giorgio? Allora, ha detto bene Vittorio, non facciamoci prendere da facili entusiasmi. Ma condivido anche comunque le indicazioni di Enrico che segnala come ieri ci siano stati degli aspetti positivi. Quali? Che la squadra affrontava per la prima volta una partita di un torneo, di una fase finale, e non è cosa banale replicare quanto uno di buono ha fatto nelle qualificazioni, perché altrettanto aveva fatto la Turchia sia nelle qualificazioni europee che mondiali. Magari aveva un po' steccato nella Lega B della Nations League, dove mi sembra era nel girone insieme all'Ungheria che credo la vinse, lì la Turchia fece meno bene, però nelle qualificazioni europee e mondiali ha sempre fatto bene. La Turchia ieri non ha fatto una grande gara, l'Italia pochissimi gol perché ha preso 3 gol in 12 partite. Ieri possiamo dire, l'ha detto anche la stampa turca, abbiamo visto come sdraiandosi davanti alla linea la stampa turca ieri ha confermato che non è stata una grande partita, anzi tutt'altro. Quindi bene Demiral, ho visto. Bene Demiral. Bene quel campo di porta, bene, aveva segnato con la Roma, ma si era anche fatto male abbondantemente. Ha segnato però anche ieri. Diciamo al termine di un'azione comunque tambureggiante, di una squadra. Quando mette al centro una palla forte in quella maniera, può qualcuno la butta dentro. Può capitare. Ti dico che a me paradossalmente è piaciuto. Se lo colpiva la parte opposta. Paradossalmente è piaciuto quasi più il primo tempo. Lo sai perché? Perché la squadra ha dimostrato. Vantaggio Belgio con Romelu Lukaku. Cambia maglia, ma non cambia l'amore per il gol. Belgio 1, Russia 0. Si diceva del Belgio che è sempre stata una bella squadra, gli mancava il finalizzatore, ora ce l'hanno, vediamo un pochino che cosa verrà fuori. No, il primo tempo, perché ha avuto molta pazienza la squadra. E poi prendo a prestito. Quindi condivido il titolo tuo della trasmissione di ieri, buona la prima, e prendo a prestito, perché io ho seguito voi ovviamente. Grazie, nel dopo... No, ma perché Non era in fuori gioco? No, no, Lukaku non è mai in fuori gioco. Non è mai fuori. Vabbè, allora Lukaku sì, non è mai in fuori. Giro sull'uomo, solitario l'ha toccato il liscio del difensore centrale. Oggi mi sono dimenticato gli occhiali, ho lasciato in macchina, grave errore. Ma questo si vede, si vede. Ma non vedevo il nome del numero 5. Il difensore si preoccupa di alzare il braccio per segnalare il fuorigioco e non di marcare Lukaku. No, ho seguito voi, Giorgio, perché avresti la roba nazionale è impresentabile, sia Rai che Sky. Guarda, veramente. Avresti saputo rispondere a qualcuna delle domande di ieri sera? Annullato? No, annullato. Ma benissimo. Ma infatti, ti dicevo, prendo in prestito anche le pagelle di Raffaello, che le fa da una vita, quindi io do per scontato, mamma santissima, per me. Forse posso permettermi di dire che ha dato un po' di più a Immobile. Enrico, non mi portare in inganno, non è mai in fuorigioco Lukaku, mai.
Anche se non gioca nella Juve. L'ho capito io da quando. E l'aspetto positivo sono i voti. Speriamoci se giocasse nella Juve. Sono i voti che Raffaele ha dato a Jorginho, che per me ha fatto una grande partita. Altri cronisti gli hanno dato dei voti minori, ma perché noi siamo abituati al calcio da PlayStation, come dice Michele Tossani, ma è stato fondamentale perché avevi sempre un uomo lì, punto di riferimento, ne ha beneficiato molto Barella e poi sull'esterno ha fatto una gran partita Spinazzola e quindi è così. Sì. Volevo fare una premessa per chiarire ciò che ho detto prima dell'amico Chini, al quale stasera non do di preveggente. No, non lo so. Per ora, completamente nello sviluppo della trasmissione. Vediamo come va avanti la trasmissione. Sì. Voglio fare una premessa su questo fronte. Premesso che questa nazionale a me piace perché gioca come una squadra di basket di 30 anni fa e non è obsoleta questo. Cioè gioca col doppio e aggiungo io, gioca col triplo playmaker. Perché non se n'è parlato, oltre a Barella e Jorginho, ha un terzo playmaker, che è Bonucci. Da dietro. Bonucci da dietro, giocando 20 metri più avanti. Ed è colui che ha il primo passaggio verso la metà campo. È una squadra che gioca bene, veloce. Mi viene in mente un po' Maurizio Sarri, perché bravo, dei tocchi ta-ta-ta ci sono. Non due tocchi. Non l'amico Guardiola, eh. No, quelli efficaci, tant'è che Vittorio, scusami, Sarri, lo sai quando si è inclinato il tutto? Ed ecco, io sono contento che Sarri è tornato e la Lazio avrà un tifoso in più che sono io. Si è inclinato quando lui chiese fortemente chi alla Juventus. Lui voleva Jorginho. Sì, Jorginho. Però io ho un problema che cerco di capire, una perplessità. Ho paura che, andando avanti in questo torneo, questo centrocampo sia un po' leggerino dal punto di vista fisico, cioè uno come Barella, ma anche lo stesso. Prego? C'è anche Locatelli, eh. Lo so, però ma ci sarà Berratti. Sì, intanto sì, bisogna vedere come rientra. Come sta. Ho paura che sia un po' leggero fisicamente. Quando si trova due o tre Marcantoni, che ho visto. Ma il nuovo corso della Germania. Ieri ce n'erano diversi. Ieri hanno fatto una partita anche fisica, ma l'agilità dei corsi. Attenzione, media ieri la Turchia aveva. Barella e Jorginho non gliel'ha fatta vedere la palla a questi. Appunto, a questi l'agilità. Possono giocare in Lega Pro in Italia, capito? Alcuni. Ma l'agilità contro il Marcantonio vince l'agilità. Ieri hanno fatto una partita anche fisica, i nostri, devo dire. Questo è un altro elemento positivo. Una partita fisica. Allora, per chiudere questo, Spinazzola è stato uno dei migliori, perché Spinazzola è uno bello tosto. Barella ha preso due o tre legnali. No, ho capito, Enrico, il problema è però, quello. Poi ha capito il saldazzo, non l'hanno più visto. Allora, per chiudere l'apertura della trasmissione sugli europei, vi ricordiamo che mercoledì prossimo, seconda partita dell'Italia, noi ci saremo, come molto acutamente ha già scritto nel Serpentone di Mare, che gira sotto Greta Beccaglia, ci saremo dalle 23 alle 24 per farvi vedere il pagello di Raffaello Paloscia, per continuare nella nostra tradizione del fotoquizione di Stefano Borgi a cavallo tra Fiorentina e Italia e per testare la conoscenza sui soprannomi, storia dell'Italia e curiosità di questi europei dei nostri ospiti in studio. Ma per chiudere veramente, il comunicato dell'UEFA che ha tirato una riga fortunatamente positiva a quella che poteva essere una giornata drammatica. Sì, del UEFA hanno scritto che il calciatore è stato trasferito in ospedale e adesso è in condizioni stabili ed è sveglio, e anche la Federcalcio danese. Questo ci conforta ancora di più perché questa notizia è delle 19:45 circa, quindi un'ora dopo del fatto. Esatto, quindi è abbastanza, diciamo, già lontana nel tempo. Io personalmente non so se i colleghi mi possono aiutare, scusami Giorgio, io questa partita non l'avrei giocata. Cioè non avresti ripreso? Non l'avrei ripresa. Le squadre hanno chiesto di riprendere il gioco. Sì, infatti la Danimarca sta perdendo. Ma cioè, con autorete del portiere, difensore. La concentrazione dove è finita? C'è da dire, Vittore, che l'hanno ripresa quando lui è diventato cosciente. Vabbè, allora è arrivata la notizia. Questa è una scelta delle squadre. E la storia lo insegna, perché le squadre hanno deciso di giocare. E la storia lo insegna perché noi abbiamo memoria e possiamo ricordare di situazioni analoghe, che partite sono venute fuori. Roma-Lazio con Paparella, Perugia-Juventus con Renato Curi, anche la stessa Fiorentina-Genoa con Antonioni,
fu una situazione infatti, abbastanza paradossale, drammatica, mi ricordo Livorno con Paolo Morosini, a Pescara. Però a Pescara non mi sembra poi fu interrotta Sì, sì, no, non misero proprio la recuperare. Ecco, queste partite che ho citato si è andata avanti per così come Bologna-Roma con Manuel. Mi chiedo Giorgio, lo faccio a te la domanda, se è di competenza anche del delegato UEFA. È l'UEFA che ha accolto l'istanza delle squadre. E racconto una piccolissima cosa, venendo su io sentivo Rai 1 e il commento tecnico era di Sebino Nella, bravo. Sì. Che aveva avuto Lionello Manfredonia in campo, e il quale ha detto: io fossi nelle squadre chiederei di rigiocare subito, perché sia io compagno sia io avversario, ovviamente quando la notizia è positiva, sarei andato in campo con una carica esagerata. Io a livello di fair play, ma, visto che la Finlandia sta vincendo 1-0 con la Danimarca a Copenaghen, io non dico farei in modo che, però come è successo in Roma-Lazio, te lo ricordi? Te lo ricordi Roma-Lazio? Roma-Lazio finì 1-1, te lo ricordi Vittorio? Certo. Quel tragico pomeriggio. E ci fu un'ora di interruzione con la storia. La notizia che mi ha molto disturbato è che non c'era defibrillatore né ambulanza. No, c'era. Abbiamo visto in diretta. Ho sentito c'era. La notizia. L'ambulanza è rientrata. Ho visto entrare due a spalla i defibrillatori. L'ho visto io, meno che. Ma l'hanno usati tre volte. Tre massaggi cardiaci. L'ambulanza non è entrata, così, forse non c'era neanche modo di farla entrare. Comunque hanno fatto quello che c'era da fare, sicuramente. No, io dicevo piuttosto che comunque giocare subito è falsare un pochino anche l'andamento dell'europeo, perché ditemi voi che partita può venire fuori dopo uno shock del genere. Qui forse sarebbe stato meglio rimandare tutto un'altra giornata, però se hanno deciso così. Poi un'autorete del portiere, siamo rimasti noi tutti allibiti, psicologicamente colpiti, figuriamoci quelli che erano in campo. Quindi non so come si possa giocare una partita regolare. Questa partita sta andando avanti. È finita, mancano 5 minuti. Esatto. 5 Mancano minuti e vince 5. La Finlandia 1-0. 1-0, sì. Io credo che in Danimarca gliene freghi relativamente dell'andamento di questa partita. No, ma saputo che Eriksen è fuori pericolo, credo che siano tutti contenti. Alla volete di Heuberg, che è un centrocampista, quindi non il portiere, non so se forse... Ribéry. Voi due siete espertissimi nella pronuncia estera. Chi è questo qui? Heuberg. Comunque il gol, come sempre accade in questi qua, è stato assegnato a questo giocatore da un cognome... impronunciabile. No, però Massimiliano Martini ci riuscirà. Oubieng. Benissimo, perfetto. Perché mi ha corretto anche su Kier. Non è Kier. Non è Kier, che tutti chiamano Kier, si chiamerebbe Scher in Danimarca, però va bene. Scher. Come la cantante. Scher. Purtroppo è così. Nella Svizzera gioca Scher. Dronkowski. Ma Scher gioca nella Svizzera. Scher, ma è lo stesso, si scrive così, un nome tedesco sostanzialmente, però va bene. Greta, due battute da casa? Ce le hai già? Due battute da casa, sì, assolutamente. Sperano tutti che l'Italia possa vincere gli europei, forza Italia. Vedo che i nostri spettatori però fanno parte evidentemente di quella frangia di tifosi della Fiorentina diversa, cioè che pigliano in considerazione l'Italia. E poi anche un commento riguardo alla nazionale, sempre dicono che manca un calciatore alla Toni o alla Vieri, che prenda sportellate contro alcune nazionali più muscolari. Vabbè. Concordate? Sì. Cioè, ma conoscendo Mancini, allora, avresti per visto il gioco di Mancini, credo che va bene così. Guarda, no, certamente nell'ottica del torneo. Sì. Sai, a sportellate c'è sempre Belotti, che può mettere Belotti, ma credo che Immobile dia molto più spazio al gioco di Mancini. Sì, Immobile è cresciuto molto, perché quando qualcuno diceva ma segna solo in Italia, quest'anno credo che anche in campo europeo ha dato dimostrazione, soprattutto nella prima fase di Champions, di far gol anche fuori dai confini. È vero che nel gruppo di Mancini manca un nome importante che tutte le favorite di questo torneo hanno. Se tu vai a vedere nelle rose, Francia, Germania, Belgio, almeno un grande nome ce l'hai.
noi non sì, l'abbiamo, può essere l'unico. Potrebbe diventare punto, con questo. Perché sai, il gruppo va bene, poi se perde di vincere, magari 28 risultati utili consecutivi ti fanno capire che questo gruppo sta funzionando. Gruppo funziona. Indiscutibilmente. Non è che ha giocato sempre con San Marino, con Andorra o con Liechtenstein, ha fatto anche delle partite di un certo spessore. Spesso nella vita non c'è bisogno di un grande big. Cavolo, se ce l'hai meglio venga. Lukaku ce l'ha solo il Belgio, voglio dire. C'è poco da fare. Però, non sono molto però guarda, convinto. Ti faccio un esempio. L'Inghilterra adesso, in questo nuovo corso, un super big non ce l'ha. È un po' come l'Italia, sì. Capito? Non ce l'ha. Sono tutti giovani, rampanti e di squadre un buon gruppo, di medio-alta anche loro. Caratura. C'è ma Kane, super. Kane non è... Sì, ma non è Kane. Grande non è più da corsa. Non è più, sì. Harry Kane insomma. Non è più da corsa. È sempre capo. Ma l'avete visto Bale stasera, ragazzi? No, Bale non va non riesce a fare due passi con la palla a piede. Io preferisco averne 4-5... ottimi giocatori che non un fuori classe. No, il gruppo... io penso che Jorginho possa essere considerato un nome importante. Preferisci avere 4-5 ottimi giocatori che non un fuori classe? Ma sicuramente. Ah, questa è una nuova chiave di lettura. Ma io ho sempre detto il fuori classe da solo Ronaldo. Non le vince le partite. Esatto. Se Ronaldo, non c'ha... Cosa te ne fai allora di Ronaldo? Ciao Ronaldo. Ma se rimane sarà uno dei 4-5 ottimi giocatori. Non è più un fuori classe Ronaldo. Vabbè. No, eravamo insieme quando c'era Atalanta-Juve dove non c'era Ronaldo e parlavamo proprio di questo. È stato. È già passato prossimo, ragazzi. E fu siccome immobile in questo periodo. Abbastanza, ma lo vendi? Così entriamo subito poi nell'ambito degli argomenti post-pubblicità. Ma io penso che Allegri spingerà molto al Manchester per Pogba. Non so a chi lo do ancora. Per Allegri l'importante è che credo sia che lui trovi qualche strada. Vedi Giorgio, se si continua a vociferare che Cristiano Ronaldo potrebbe anche tornare a casa base nello Sporting di Lisbona, 4-5 anni fa sembra sarebbe stata una cosa da fantascienza. Ma come lo paga? È uguale, sì, lo possono pagare, perché se lui vuol tornare pagherò quando ce l'ho, diminuzione dello stipendio, altre cose, vedrai che può anche tornare. Anche alla Juventus, ma chi ci credeva che potesse finire Ronaldo alla Juventus? Sì, ma c'è una differenza, la Juventus ha pagato un bel po' lo Sporting di Lisbona. Sì, ma intanto sono passati anche diversi anni. È stata la fine della Juventus, secondo me, io la penso così. No, io questo no, Dio santo, questo ha segnato, come ha vinto niente? Ha vinto niente in Europa, in Italia ha vinto tutto. Se l'obiettivo era vincere l'Europa, in 105 gol, ma dove prima cosa faceva? Vinceva in Italia lo stesso, anche senza Cristiano Ronaldo. Se l'obiettivo era vincere, infatti lo sbaglio è stato questo, probabilmente, che in Europa ha fatto la stessa fine degli altri anni. Anzi, con Allegri, non ha dato quel valore aggiunto. Ti ha dato altri tipi di valorizzazioni che non magari quando sono state la Gip non riesce a salire i passi delle Alpi perché non ce la fa a salire sullo Stelvio o a fare non ce la fa perché non arriva, quando arriva gli altri sono già 100 km più avanti. Lo ha fatto senza e lo ha fatto anche con Ronaldo e non ha vinto niente. No. Allora però permettimi di dire anche che in questa linea anche Pep Guardiola è uguale. Correttissimo. È vero. Fino al confine anche Pep Guardiola, che fa il fenomeno, fa il ruffiano, dice grande gesto di Pep che ha baciato la monetina del secondo posto. Pepe ha perso, come perse Mourinho quando fu eliminato dallo Zagreb. Pazienza, io me ne faccio una ragione con Guardiola, non mi interessa, non me ne frega niente di Guardiola. Capito? Io dico che la Juventus senza Ronaldo e con Ronaldo in Europa non ha vinto niente. In Italia ha continuato a vincere per mancanza di avversari perché gli altri non ha vinto la scudetta con Ronaldo. Non ha vinto nemmeno lo scudetto quest'anno. Capito? Bene.
Bene, basta. Scrivitelo, scrivitelo, mettilo da parte, ricordatelo. Lo scudetto lo vince una, non lo vinco. Poi l'anno prossimo ricominciate. Ci sono squadre che non lo vincono da una vita lo scudetto. L'anno prossimo ricominci, non ti preoccupare. La pubblicità, caro Massimo Papi, poi ritorniamo parlando di obiettivi viola, perché vogliamo farvi vedere cose interessanti questa sera. Coop, da allevamenti che riducono gli antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano i pesticidi. Possiamo costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Qual è la forma dell'amore? E dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza? Pecorino Toscano DOP. La forma della bontà. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Extraclima, attiva in Marche e Toscana nel risparmio energetico, ha stretto un'intesa con il Monte dei Paschi di Siena per la cessione dei crediti connessi agli interventi con il superbonus al 110%. La fibra ottica arriva nel cuore di Montemurlo. Estracom, la società di telecomunicazione di Estra, ha aperto il cantiere per portare il cablaggio fino alla Rocca del comune in provincia di Prato. Al via a giugno il cantiere di Centria Reti Gas, società di distribuzione del gruppo Estra, per portare il metano a Giogoli, frazione collinare del comune di Scandici, ai confini con Firenze. Attenzione alle truffe telefoniche per contratti luce e gas. Nuove segnalazioni di clienti Estra Energie su comportamenti scorretti di altri operatori che chiamano da numeri non riferibili ad agenti Estra. Allora, proseguiamo il nostro viaggio all'interno degli obiettivi di mercato, perché in questo momento l'inizio dell'Europeo potrebbe anche dare qualche indicazione su spostamenti di giocatori, anche se molti accordi sono già stati stilati. Finita intanto Danimarca-Finlandia, vince la Finlandia 1-0. Allora, questi sarebbero gli obiettivi della Fiorentina. Abbiamo messo delle percentuali perché il borsino, voi lo sapete meglio di me, del mercato cambia quasi di ora in ora. Noi ad esempio abbiamo lasciato Sergio Oliveira che è dato al 90%, 10% Roma, però onestamente già ieri sera ne avevamo lanciato una sorta di avviso. I soldi che chiedono quelli del Porto per Oliveira sono troppi.
ma sono troppi non per la, per la Fiorentina, sono troppi per la tipologia del giocatore, per l'età e per lo stipendio che chiede. Ora, se uscisse una accoppiata Oliveira-Guedes, vado nel dettaglio, Oliveira 22 milioni abbondanti, solo lui, se uscisse una accoppiata Oliveira-Guedes 30 milioni in due, è tutta un'altra solfa. Però Guedes è ricercato, infatti vedete che è al 60% obiettivo, parliamo di obiettivi, cioè di giocatori su cui si va a trattare e poi vedere se si portano a casa. Gli avversari più importanti per Guedes sono all'estero. L'avversario più importante per la corsa Politano, sul quale Gattuso punta, è la Lazio di Sarri, che lo vuole a tutti i costi, così come Sarri vorrebbe anche Isai, che ebbe a Empoli e che ebbe a Napoli. E infatti gli avversari della Fiorentina su Isai sono al 40% la Lazio e al 10% il Napoli. Ospina l'abbiamo messo lì perché comunque sia, al di là dell'ultimissima viratona su Dragoschi permanente, è comunque un profilo di giocatore che interessa. Questo è un ragazzo, e ve lo faccio vedere stasera, della Vega, perché è una meraviglia. Poi vi chiederò chi vi ricorda. Zorro. Don Diego della Vega, Don Alejandro della Vega. Don Diego, meno male stavolta non l'ho detto io, così non mi infamano. E Orsolini, mamma mia, Orsolini al 50% potenziale rimanente a Bologna. Enrico, sono tutti obiettivi? Sì. Tutti obiettivi. Secondo te quale quaglia? Io ho l'impressione che rimangano tale. Nessuno quaglia? Allora, partiamo dalla Oliveira Guedes. Oliveira, e il Porto è sempre stata una squadra che per dare via i giocatori ha sempre preteso. La chiamano la gioielleria portoghese. Ha sempre preteso 20 milioni. E allora, partiamo dal presupposto che se Oliveira si vuole fare una squadra con ambizione, si devono anche prendere giocatori con ambizione. Sì, però il cui prezzo sia coerente con loro. Ma no, se prendi il giocatore 24 milioni Oliveira mi sembra un po' tantino per l'età. Sì, ho capito, ma sai, il Porto ti chiede 24, tu gliene dai 10, certamente le distanze sono talmente sono troppo poche. È lo stesso il discorso di Gonzalo Guedes. 2-0 Belgio. Il Valencia non più di, mi sembra, 2 anni fa ha speso 25 milioni di euro per prenderlo dal Paris Saint Germain. Certamente ora non te lo può regalare, perché per questione plusvalenza, minusvalenza, poi il Valencia è ridotto veramente in brache di tela e quindi cerca di vendere il giocatore. Eccolo. Vai, ti preoccupare. Politano, credo che Spalletti lo abbia confermato, abbia detto no, Politano rimane a Napoli. Isai sembra che la Lazio lo abbia già opzionato, se non preso. Ospina è il portiere che piace sicuramente al nuovo allenatore della Fiorentina. Ripeto, fermo restando il fatto che si darà una chance a Dragoschi per vedere se si integra. Sicuramente non prenderà Gattuso, non prenderà mai il portiere del Marocco, che con i piedi non sapeva neanche l'altro obiettivo era Silvestri del Verona. Sì, vabbè, anche lui, però voglio dire, poi della Vega me lo farai vedere. Te lo faccio vedere, è un ragazzino che dicono Gattuso abbia visto nel suo recente viaggio a Marbella, dove c'era un under 23, però ve lo faccio vedere perché è entusiasmo, poi guardatelo bene e ditemi chi vi ricorda. Non ci indovinate. In Spagna, no? Ora in vacanza Riggio. Orsolini, secondo me, a meno di 14-15 milioni non lo prendi. Quindi è una valutazione coerente per Orsolini. Ora non so la Fiorentina quanto ha voglia di spendere, quanto ha, che budget ha. Io penso che abbiano preso l'argentino per cercare di recuperare un po' di giovane all'Argentina, visto che lui faceva
lo scout in Argentina, scouting in Argentina. Quindi non lo so, la Fiorentina si deve capire che cosa vuole fare da grande. Certamente se vuole fare la squadra da settimo, ottavo, da combattere per l'Europa, deve spendere un po' di soldi, come tutte le squadre che hanno ambizione a arrivare a un certo livello in campionato. Stefano, quale quaglia? Ma senti, io prima di arrivare qui e prima di andare a cena con Massimiliano ho che seguito... Che voi avete anche cenato, beati voi, eh? Sì, sì. Non si vede? Infatti, ma abbiamo... hanno anche bevuto. Lui, perché io dovevo guidare. E prima di appunto venire ho seguito un emittente portoghese, non mi chiedere come sono riuscito a vederla, che davano... molto vicina alla Fiorentina a Sergio Oliveira, c'era un disavanzo di poco. È tutta produzione portoghese. Appunto, sì. Non corrisponde alla verità. Perfetto, infatti ti ho citato la fonte, i portoghesi davano la Fiorentina a un passo. TIC hai visto, no? RTP. TP. RTP Sport, ma anche RTVP Sport. Sì, sì, sono le uniche due che viaggiano bene. RTP è la RAI equivalente, sì, sì, certo. E l'altra è la satellitare, appunto, dove trasmettevano il campionato, anche italiano, tra l'altro. Non so a che fine hanno voluto dare questa notizia, però io riporto quello che dicono in Portogallo. Io credo che... Voglio partire da un presupposto, che Gattuso possa essere accontentato nelle sue richieste, perché altrimenti Gattuso alla partenza del campionato non lo vedi. Non credo che stiamo dicendo delle cose fantascientifiche. Quindi, visto che la Fiorentina, almeno sotto il profilo tecnico, ha una presenza importante come quella di Gattuso, del suo procuratore Mendes, tra l'altro si è parlato di Burdisso, voglio fare una piccola aggiunta a cosa dicevamo sabato anche per scherzo, perché a un certo punto ci siamo chiesti, ma Pradè allora che cosa ci sta a fare? Ecco, i miei elementi di fiducia per il futuro, sempre ammesso che si prosegua su questa strada, sono che almeno sotto il profilo tecnico la Fiorentina di gestione squadra adesso è coperta, perché il ruolo che sta facendo Gattuso non l'hanno fatto Iachini, non l'aveva fatto Montella, non l'aveva fatto nemmeno Prandelli. Noi abbiamo Gattuso con Mendes, per carità, e scherzavamo dicendo ma Pradè firmerà i contratti, e io dissi farà le risorse umane. Attenzione, io credo però che nel calcio di ora avere ci una completezza sia fondamentale. Leggete, rileggete le parole di Paratici nella conferenza stampa quando ha salutato la Juventus. Ha detto, guardate, in certe società, ovviamente questo non succede alla Fiorentina, che avrà altri tipi di problemi, come lo stadio e tante altre cose. Paratici ha detto, le cose più difficili non sono state quelle squisitamente tecniche. Ci siamo trovati a dover gestire Antonio Conte squalificato, non ultima la vicenda Suarez. Io credo che Di Pradè si possa dire tutto meno che sia una persona non esperta. Ed è comunque un uomo di campo. Averlo svincolato da certi discorsi tecnici, poi ci metterà anche lui il carico, ma svincolato da certe situazioni tecniche che ci auguriamo possano essere gestite anche da Gattuso, forse potrebbe essere un valore aggiunto. Ho visto passare un messaggio che mi ha fatto morire. Pur di non dire Forza Italia, Forza Penisola, forma di stivale adagiata nel Mediterraneo. Cioè vorrei conoscere chi l'ha scritto per dargli un premio, perché è una creazione esagerata. Forza Penisola, forma di stivale adagiata nel Mediterraneo. Bene, meraviglioso. Allora, meraviglioso. Alla fantasia facciamo non c'è mai un applauso a questa terminologia. Io, scusate, tutto, ti distacchi, lo so, ma io lo prendevo io proprio sono forma molto di contrario, perché non capisco, non capirò e non lo farò mai, non capisco perché non si debba tifare per l'Italia, punto, non lo capisco. Ma forse non voleva fare un'assonanza politica? No, non credo, sai, proprio, sai, non che comunque sai che comunque la nazionale Firenze non sì, è che goda di sono stati proprio sui social delle prese di posizione chiare. Mi sapete dire perché? Mi sapete premondiale perché? In cui c'era l'inno di Mameli e purtroppo ho sentito cose Italia-Messico? Che... storia vecchia. Allo Stadio Franco. Italia-Messico, sì, c'era anche l'anno dei ma perché c'era questo? Me riuscite a spiegarmelo? Vabbè, ci sono state un po' di situazioni nel corso degli anni che non e tutto iniziò dall'82.
Ah, siamo ancora tutto legato. Poi fu un po' la nazionale, cioè è il campionato che si riverbera sulla nazionale. Poi Firenze accolse con grande entusiasmo la vittoria del Mondiale 82, anche perché comunque in quella squadra c'era Giancarlo Antonioni. Anche il 2006, mi pare. E anche nel 2006. Poi ci fu un altro momento delicato. Già un po' meno... Ci fu un altro momento delicato rappresentato dalla finale di Coppa UEFA di Avellino e la vicenda Baggio. La vicenda Baggio. Tutto messo poi dopo questo non Calciopoli. No, io ora stavo riportando non la cronaca. Perché ce lo insegnano tutti, in tutto il mondo, in tutta Italia, anche in altre parti. Si canta, ci si veste in un certo modo, ma perché? È una festa, il gioco del calcio è un divertimento. E se c'è una bandiera che dobbiamo esaltare, facciamolo. Tra l'altro sono curioso, Massimiliano Martini, vengo da te, di capire come si potrà sposare questa anima, non dico anti-Italia perché sarebbe scorretto, ma di freddezza, mettiamolo così, nei confronti dell'Italia, di parte della tifoseria fiorentina, invece con il calore per l'Italia che il patron della Fiorentina non lesina mai, perché lui è veramente un tifoso della nazionale. Quello sicuramente c'è un aspetto, scusami, è un aspetto nuovo questo nella dinamica fiorentina. Come si sposa parte di questa freddezza della tifoseria di una squadra il cui presidente non lesina mai il Forza Italia, ho goduto per il titolo. È un aspetto nuovo questo e dovrà essere valutato dalla tifoseria, sarà sicuramente valutato. Poi insomma, il mondo è bello perché vario. No, per carità, era una considerazione. Noi di solito ci sono sempre molte identità, no? Tra ieri sera, a parte c'era mamma di turchi all'Olimpico, c'era 3.000 turchi, si sentivano solo loro. All'inizio meno solo male loro. Che i nostri giocatori hanno ringraziato il pubblico, l'hanno sentito solo loro, perché da noi in televisione si sentiva solo questi gran cori dei turchi. Però non mi risulta che se prendeva la palla Spinazzola fischiava la parte laziale dell'Olimpico, no. Oppure se prendeva la palla Immobile fischiava la parte giallorossa. Cioè, voglio dire, mi sembra una cosa banale. Ora loro si scateneranno contro di me, tanto ho sempre due o tre supporter che fanno sempre del gran folklore. Ma voglio dire, ma perché? Ma Dio santo, ma mettiamoci questa mano ogni tanto, attacchiamoci a qualcosa, io credo, no? Ci fa bene, è un toccasana, è taumaturgico, basta. È corretto, ma tu sai come Firenze vive l'avventura. Non mi interessa. No, lo so. Ma attenzione. Perché i fiorentini non sono tutti così, mica detto tutti. No, ieri si sono viste bandiere... I nostri telespettatori sono tutti pro Italia, i nostri telespettatori. Ma attenzione, non facciamola solo una questione di Fiorentina, perché ti posso assicurare anche in altre tifoserie, mi rivolgo verso Enrico, anche di marca Juventina, c'è chi non la chiama squadra del paese bagnato da, ma la chiama FIGC Football Club, per non chiamarla nazionale, perché... Quindi ognuno ha le sue ruggini calciopoli, ha le sue, quindi non è solo una cosa di Firenze. Se si tratta di goliardia, va bene, ci sorridiamo. Ma lì c'era un po' di capito. Perché io da giovanissimo ero uno di quelli che era sul tetto della macchina quando Magat fece questa gioia a Firenze. Ma quelle club ci può stare, vabbè. Ed eravamo tutti non con la bandiera italiana, addirittura quella dell'Amburgo, con la bandiera tedesca, capito? Ma questa è goliardia. Firenze rimase bloccata. Ma poi riguarda i club, capito? Ma rimase bloccata per 5 o 6 ore da tutti i caroselli di macchine che salutavano il gol di Magat. Per velocità non lo ti ha neanche preso in considerazione su questa affermazione. Assolutamente no. Enrico, in 3 anni poi si vinse tutto. Come quest'anno, insomma. No, Coppa Campioni, UEFA, Coppa Coppa, Coppa Intercontinentale. Sono a Firenze dal 72. Sono a Firenze. Quindi ti immagini quante ne ho. Mi daranno la pensione fra poco. Cioè, un'altra, ti immagini, guarda, ne hai viste i tuoi occhi hanno visto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Con molti fiorentini vado molto d'accordo, con altri un po' meno, ma poi ognuno dice quello che pensa, poi a livello di club non si può neanche fare una Massimiliano, come mai secondo te c'è stata questa partenza sparata di nomi
appena è arrivato Gattuso. Ma un po' e poi ora si va un pochino sulla calma, andante calmo. Ma, prima di tutto, vabbè, cioè, Oliveira, Guedesce, ma chi l'ha fatta la sparata? No, come nomi. Ma chi l'ha detto? Insomma, era, non c'era giorno che non passasse un'indicazione. Sono stati di tizio, Caio, la conseguenza dell'arrivo di Gattuso, cioè sull'onda dell'entusiasmo sono iniziate le prime valutazioni, oppure anche a circolare qualche voce già abbastanza, diciamo, possibile, come quelle che sono ora, in relazione al fatto che, appunto, come si diceva prima, Gattuso sia legato a quel procuratore, abbia ovviamente dei giocatori che erano con lui a Napoli che sarebbero di gradimento anche alla Fiorentina, e quindi si spiegano così i nomi di Guedes, di Oliveira, per Mendes e poi di Politano Vissai. Insisto, per arrivassero sarebbe appunto tantissimo. Poi ovviamente però fra il dire e fare ci sta di mezzo il mare, per cui ci sono delle distanze importanti dal punto di vista economico, quelle sottolineavi tu. E poi anche allora, io il credo, terzo incomodo, no? Perché su Politano se arriva qualcuno e dice mi piaci, mi chiamo Napoli. Vedi, Giorgio, non si può fare un discorso di squadra ambiziosa, di squadra che il prossimo anno vuole fare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi tre anni. Non parliamo di Europa, parliamo dalla parte sinistra, se poi non corrispondono i fatti, nel senso, per fare questo è normale che devi tirare il portafoglio fuori dalla tasca, il libretto degli assegni, se ancora adoperano gli assegni, non lo so, e pagare. Certamente se ti chiedono 24 non puoi rispondere con 12 al 50%, deve arrivare a 17-18 per avere qualche speranza. Però, insomma, se Enrico, Enrico Rocitano ha talmente ragione, ha accentuato Enrico in questo periodo dalla crisi della pandemia. Certo. Cioè il mondo del calcio è totalmente cambiato, e quando io faccio la battuta pagherò quando ce l'ho, perché tutte queste cifre su cui tutti quanti noi, chi più chi meno, cioè la categoria dei tifosi, ci beiamo, sogniamo, ma non si può pensare a un Chiesa, a un qualsiasi altro giocatore, 70, 80, 60, 50, non ci sono più soldi. Tra l'altro anche già prima della pandemia c'era già stata una bella frenata. Posso dire, allora io trovo piccoli segnali di speranza nel mondo quando ho visto che Donnarumma è andato ad accasarsi nella squadra dell'amico di Čeferin, il PSG, Paris Saint-Germain, togliendo l'orbita Raiola, che si potesse nuovamente insediarsi nella Juventus, perché in Italia è l'unico paese che come commissioni dà veramente tanto da mangiare a Raiola. Gli altri se ne sono tutti accorti che era il caso di levarselo dalle scatole. L'amico di Čeferin, quello del calcio dei poveri, subito è andato a spendere cifre mostruose per un portiere. 12 milioni l'anno, sbaglio? Che non è, sa nemmeno se sarà titolare. Mi sembra un segnale che il portiere, cioè Navas, sarà ceduto, perché non so, ha una cifra come darsi, questa, certo. Andare al Paris Saint-Germain e fare la riserva, oppure giocarsi il posto con Navas, credo che Navas andrà. E comunque per quella cifra Donnarumma è un buon portiere, ma ha ancora dei limiti, delle uscite. Qualcuno mi dice, ma è bravo di piede. Andate a Milanello, visto che anch'io ho degli infiltrati, a chiedere a Teo Hernandez e a Calabria come faceva ripartire le azioni Donnarumma. Comunque fra Navas e Donnarumma ci sono almeno tre categorie, cioè Navas è un portiere comune, mortale, Donnarumma in questo momento a livello europeo è di un'altra categoria. Però io lo voglio vedere. Anche solo per sì, però io lo voglio vedere. Milioni l'anno, Sono tanti. Sono tanti. Non sai quanto prende Navas? Ma per un portiere, sicuramente. Sapete quanto prende Navas? 2,8. Però ha fatto la finale di Champions. Quindi Navas, questo va via. O fa la riserva e sì, anche perché Vittorio, Navas ha fatto la finale di Champions e una semifinale quest'anno. Sì. Quindi insomma, qualcosina in più di Donnarumma. Però segnali di speranza, di redenzione del calcio italiano, che chiede sempre adesso per la questione Covid
di riguardare i conti anche l'Inter, sai, se poi gli ha dato 7 milioni di buona uscita a Conte, è una redenzione, non so come si fa a risparmiare. Più soldi, in Europa ci sono 2-3 club che si possono permettere questi ingaggi. E Paris Saint-Germain, nemmeno la Juventus. No, ma scherzi. Quindi voglio dire, se il Paris Saint-Germain, che mi risulta fino a 5-6 mesi fa era in braghe di tela, ora improvvisamente hanno ritrovato i soldi, perché vorrei capire il Qatar. Ma non è solo quello, il problema è che questo famoso emiro si sapeva bene chi fosse realmente, da quello che ho letto, non ho indagato sul Paris Saint-Germain. Sono queste, insomma... No, c'è stato un mese in cui dovevano cedere tutti, Giorgio. Vero. Come il Manchester City, non doveva nemmeno fare la Champions, è arrivato in finale. Verissimo. Doveva essere squalificato. Chiudo tornando alla Fiorentina. Prendo a prestito cosa mi ha detto un romanista sull'arrivo di Mourinho. Mi ha fatto 3 step. Ha detto, mi ha fatto piacere la notizia di Mourinho. Sarò soddisfatto dopo che vedrò i giocatori, sarò entusiasta quando mi arriveranno i risultati. Ecco, in questo momento nella Fiorentina ci fa piacere l'arrivo di Gattuso, come giustamente mi segnalava Vittorio la settimana scorsa, fare preveggenti, aspettiamo di vedere i giocatori. No, anche se io credo stasera portare una sfera ti volevo regalare. No, a parte io dissi si può avvicinare, come ha detto Enrico, la parte sinistra. Qualcuno mi ha detto Dio, capirai, se non si arriva nemmeno quest'anno nella parte sinistra e è un fallimento ulteriore, voglio sperare che non si perseveri su quella strada. Quindi vediamo questi tipi di giocatori e poi si potrà essere abbondantemente entusiasmati di fronte ai risultati che sai che ci auguriamo possano arrivare. Che a Firenze ancora stanno pensando e ripensando alla famosa frase che Commisso ha detto quando è arrivato. Porterò il ragazzi, club nei primi 20. Non c'è problema di soldi. E invece bisogna che loro capiscono che i problemi di soldi ci sono. Saltato lo stadio, quasi, ancora non lo so, il centro sportivo, è convinto che qual è il problema? C'è anche da fare un'aggiunta. Qual è il problema? C'è anche da fare un'aggiunta, come testimonieremo domani sera. Il fatturato è calato di 20 milioni, da 93 a 73 per la pandemia. Cioè, anche molte fonti di incasso sono sparite e gli è rimasto tutto sul d'accordo. Deve reintegrare 20 milioni nel calderone della Serie A. E sono un piatto di lenticchie. E no. Come perché, no? Perché per chi ha un fatturato di 93, passare da 93 a 73 ha un'incidenza decisamente superiore che passare da 3,20 a 3. Ma se è vero come è vero che certuni hanno detto problemi di soldi non ci sono, 20 milioni sono un piatto di lenticchie. Capito? Sì, ma non credo che la società abbia voglia di... Non credo che il patron della Fiorentina faccia parte di quella categoria di persone che butta via i soldi. Io abbinerei le due cose che sono state elencate prima. Giorgio, con gli effetti della pandemia e senza essere riuscito nel frattempo ad ottenere i risultati sperati, lo stadio di proprietà, il centro sportivo, diventa difficile. Le spese sono aumentate di un fottio e mezzo, diventato il settimo monte ingaggi. Tutti i soldi cacciati da lui. Diventa difficile guardare avanti, perché guardare avanti vuol dire frugarsi tasca. Ancora. Massimiliano, il problema non dobbiamo definirlo centro sportivo, perché nella filosofia di Rocco Commisso qui dobbiamo pensare a un centro che sia sportivo, ma che sia anche commerciale. Certo. Perché lo stadio di proprietà. Campini per cui si allenano gli allievi e le donne non spostano un bilancio ad una società. No, ne aumentano il patrimonio. Gli alberghi, i drugstore dove si compra i gadget, le magliette, compagnia. È quella la filosofia anche della Valle. Era questa. E permetti però a una società di calcio di avere un bene immobile, un cespite da iscrivere a bilancio. Che fa aumentare di valore la società. Questo caso stessa, due addirittura, perché c'è è come il caso di Casa Milan, Casa Milan è un patrimonio immobiliare. Ragazzi, e le società
Sì, ma la... aumentano di valore. Ma la mira... Però poi ritorniamo sul campo, lasciamo perdere i denari. La mira Rocco Commisso era lo stadio, non c'è dubbio che era lo stadio. Il centro sportivo sì, va bene, ma era un complementare allo stadio. Fai lo stadio e hai il centro sportivo... Più che complementare, quello si diceva prima, aumenta... è un cespite importante che entra nel bilancio. Ma lo stadio comportava questo e quindi lui era disposto a metterci subito i soldi, a metterci i numeri. Ce l'avevamo fatto vedere, che cosa voleva dire come investimento. Quando gliel'hanno allontanato, gliel'hanno fatto vedere col cannocchiale, frenata. Giustamente lui è cominciato e allora si va avanti col bilancio. Con la pandemia, quello che la società, quello che la società recupera, spende, se no... Famoso autofinanziamento. Quindi i soldi che non sono un problema... lo devono levare dalla testa. Posso però dire una cosa? C'è la pubblicità, riesci a dirla dopo? No, vedo abbiamo sforato la linea Massimo Papi. Grazie. Come quelli a marchio Coop, da allevamenti che riducono gli antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano i pesticidi. Possiamo costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce e gas su estra.it. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Materassi Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Puoi trovare soluzioni per il tuo riposo in camera da letto e anche in salotto. Letti, divani, materassi e accessori per migliorare il relax anche su barche e camper. Sistemi relax personalizzabili, offerte imperdibili tutti i mesi, pagamenti a rate. Bed Service, lo sponsor del tuo relax. Vieni a trovarci a Prato. Al trasporto pensiamo noi, spedizioni in tutta Italia. Tuscan Option nasce dalla passione per i prodotti della natura con l'intento di valorizzare il territorio locale. Da sempre portiamo sulle vostre tavole i prodotti tipici toscani e italiani provenienti dalle aziende agricole del territorio. Tutto a portata di un click. Perché mangiare sano è la base di una vita salutare. Tuscan Option. La terra vale quanto l'uomo la lavora. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Valle dei Fiori a Pescia, parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia.
consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. Allora, attenzione, adesso cerchiamo di scoprire due obiettivi, se poi verranno tanto meglio, però sono due obiettivi estremamente interessanti da parte della Fiorentina. Partiamo con il ragazzino, il più giovane, della Vega, under 23 Argentina. Queste sono alcune delle immagini che girano su internet che noi vi facciamo vedere grazie a Massimo Papi. Ecco, è questo qui, è della Vega. Sponda? Provenienza? Argentina. Sì, ma da quale club? Oh, mi cogli totalmente impreparato, adesso Greta va a trovare tutto. Va a trovare tutto. No, guardate i filmati, non indagate niente, guardate i filmati. Boca, mi sembra Boca. Non lo so, adesso poi Greta ci dice tutto, però guardatelo e ditemi, guardando anche la maglia che indossa, chi secondo voi può ricordare, parlo di maglia dell'Argentina. Club Atletico Lanús. Lanús. Da dove era partito Dybala. Diego Armando Maradona, prima ancora di Dybala, che però me ne frega di Dybala. Lanús è solo ed esclusivamente Maradona. Chi vi ricorda questo signore? Maglia numero 5 albiceleste. Vediamo se la vostra memoria è buona. 5 albiceleste, non 5 di altre. No, 5 dell'Argentina. Anche come movenze, anche come capigliatura. Per risponderti, fisicamente come è messo? Discretamente bene, è uno che ha i piedi tanto robusto. Buoni. Con meno capelli lunghi. Ambidestro, dimmi. Due giocatori, insegna. Prova a dirmi. Ayala o Kempes? Altezza 1,70 circa. Sì, Kempes era più punta, Ayala invece era più esterno. Max, a me ha fatto venire in mente un altro e poi vediamo. Perché comunque anche questi due ricordi ci stanno. Questo, signori, della Vega è tanta roba. Piedino educato, eh? È tanta roba. Lavezzi. No, io vado un Bertoni. Vado un pochino più indietro. No, è un centrocampista, sicuramente. Un centrocampista, né Lavezzi, né Bertoni, né Punti. Di qualche anno fa. Tanta roba. È di lusso, veramente di lusso della Vega. Un redondo nei suoi cenci. Bravo Stefano, Stefano. Fernando, per me è la fotocopia di Fernando Redondo. Addirittura più veloce, almeno da quello che ho visto qui. Essere più veloce di Redondo non è che ci volesse tanto. Però piede educato. Tantissima. Mi ha, guarda davvero Stefano, la prima volta che l'ho visto ho detto questo qui è la coppia di Redondo. È un piccolo Redondo, sì. E a me, scusatemi, tu insisti su Ayala, la mia prima scelta. È vero. Sì. Sai, Ayala era più appariscente anche perché aveva questi capelli da capo indiano e quindi però Ayala faceva però un ruolo un pochino diverso rispetto un pochino più avanti era più distruttore anche Ayala che rispetto Ayala e Kempes hanno fatto delle stragi con l'Argentina di lui è un po' più un ruolo. Dicono che Navas guadagna 7 milioni all'anno. Chi è Navas? Navas è portiere del Paris Saint Germain. L'hanno scritto benissimo. Sì, contento per lui. Tanta robina, Sì. Come lo andresti a inquadrare in un gioco di Gattuso? Lui, dove lo metteresti? Ma intanto così, in linea di massima è uno che andrebbe. In linea di massima è titolare o no? Titolare, sicuramente. Titolare. Fabian Ruiz. Sicuramente titolare, poi. Quindi centrocampista a tutto campo che gira tra. In mezzo ai tre alle spalle della punta? Nel mezzo no. Avanti. No, io uno dei tre dietro la punta, ma non nel mezzo. E dove lo metti? Sugli esterni? Esterno. O a destra o a destra o a sinistra? Perché ho visto nelle immagini che quindi, parte bene da destra e anche da sinistra. Quindi, tanto per tradurre la posizione di Della Vega sui nomi, o al posto di Politano o al posto di Ribéry. Sì. E aumenta la qualità della formazione? No, io lo vedo più centrale, che però si sposta da che abbia libertà di movimento.
Non lo vedo esterno. Un po' Ruiz, no Fabian? Sì, ma l'esterno, no. Diciamo, nel 3-1 di Gattuso non è poi così tanto esterno. Il centrocampista che si inserisce potrebbe tranquillamente farlo, perché c'è anche il buon tiro da adoperava gli esterni, adoperava Politano da un lato e dall'altro adoperava il terzino là, come si chiama, Mario Rui. Gli esterni adoperava, sì, non è, cioè, diciamo, non è proprio esattamente un esterno, quello come chiaramente un, come però. Uno che è un centrocampista a tutto campo, lui deve andare a trovarsi la posizione. Fareste uno sforzo voi, cioè società, su un ragazzo così? Ma io non credo neanche che chiedano la luna, perché in Argentina penso che si accontenterebbero anche di una cifra, di quelle cifre che si parlava per Oliveira. Che hanno. Ma anche meno forse. No, sì. No, onestamente quanto possa essere valutato non te lo so dire, no, però. Giorgio, io penso mercato... sui 10 milioni, anche perché. Ce li metti? Sì, io sai. E poi se ci sono buoni uffici di Bordisso, me l'hai fatto, vedere, ma mi ricordi delle ultime ore su Eriksen, certo. Credo che questo sia importante. Sì. Ho sentito dire di tutto oggi. Speriamo che siano buone. Ho sentito, apro una parentesi per fare un sorriso, lo hanno chiamato anche Eriksen nelle TV nazionali. Sì, no, guarda, ieri si era informato delle sue condizioni. Mi viene da invece che Antonio Conte, Carlo Conti. Cioè, perfetto, benissimo. Questo, vabbè. Guarda, anche ieri lasciamo stare. Allora, ci sono delle dichiarazioni del professor Joseph Brugada, che è il primario dell'Hospital Clinic, dove è ricoverato in questo momento a Brøndby Christian Eriksen, il quale dice potrebbe riguardare qualche patologia cerebrale o aortica. Ma tutto comunque ha riguardato il cuore, qualche problema di aritmia. Se fosse stato un colpo di calore, nel giro di pochi minuti avrebbe potuto rialzarsi, ma non è stato così. Il fatto che sia sveglio significa che Eriksen ha recuperato la circolazione al cuore. Questo arresto cardiaco, perché quindi si è trattato cardiaco, di questo, cardiaco. Ha avuto poche conseguenze per la prontezza di chi lo ha soccorso e per la vicinanza dell'ospedale allo stadio, che sono 3 minuti in ambulanza. Quindi vuol dire tutto bene, vediamo la se situazione decisiva. Cioè, sono di un'ora fa queste dichiarazioni. Prego? Cioè, sono di un'ora fa. Certo, quindi... sono di un'ora fa, le diciamo ora, qual è il problema? Nessuno. E allora? Chi ti ha detto nulla? No, dico, cioè, sono di un'ora fa, ho capito. No, nel senso allora, che sta bene, cioè, anche prima è stato fatto il comunicato in base a queste dichiarazioni. Cioè, non ci sono aggiornamenti negativi, quindi questa notizia rimane attuale. E la speranza è che... messaggi. Niente, scusa, prego. E la speranza è che non ci siano state conseguenze dal punto di vista... Perché questo, anche per i comuni mortali, quando succede queste cose, è importante l'intervento immediato. È questa la... Però insomma queste sono dichiarazioni che rassicurano in qualche maniera, perché evidentemente gravi danni non sembrano essercene stati. Per chiarire il fatto del Enrico... del fatto che, che è stata decisiva la prontezza dei macchinari a bordo campo, questo è tanto importante. No, ma i soccorsi sono stati immediati. Comunque si è trattato di un'anomalia cardiaca. Ecco. Non si sa provocata da che cosa, non si sa come, situazione Eriksen comunque che è andata fuori. Comunque Giorgio, tornando alla notizia di mercato che parlavamo, delle possibilità, io una scommessina ce la farei su della Vega. Perché io credo che, come dicevano Vittorio e Massimiliano, c'è una situazione del Covid, quindi bisogna inventarsi anche qualcosa di diverso, altrimenti è inutile piangerci addosso, società, difficoltà, crisi, non abbiamo le entrate, facciamo qualcosa di veramente creativo, andiamo a riscoprire certi tipi di giocatori. Sì, purché sia questa insieme ad altre. Sì, ma infatti un under 23 che arriva dal Sud America... l'inserimento in un campionato che è difficile, quello europeo, però italiano. Testimonia se... insomma, ci fosse un interesse per lui, per Gonzales, l'altro nome magari volevi fare dopo. Certo. Che la Fiorentina sta cercando di aprire un altro canale, con Bordisso, come si diceva, perché evidentemente fino a quelli che ha usato fino a questo momento, visti i risultati, non erano stati soddisfacenti. Per cui magari la Fiorentina sa pescare... Perché...
su altri mercati. Ma sì, dall'immagine, dall'immagine che io ho visto, questo chiedeva Enrico, lo metti titolare della Vega, sì. Sì, però mi accodo a quello che ha detto Vittorio, non deve essere una cosa isolata, perché un lusso, tra virgolette, così te lo puoi permettere se dietro c'è anche chi lavora, under, c'è chi lavora con under, lui per fare un po' di frangiflutti nel mezzo. Di under a Firenze ne sono arrivati in questi anni, e che fine hanno fatto? Ma anche in altre squadre sono tanti under, che, carità, poi, capito? Che hanno fallito poi. Quindi, vabbè, però insomma la Fiorentina ogni tanto... Comunque Giorgio, scommetterei, io ci scommetterei. Sempre, voglio stimolare i tre moschettieri. comunque... è fisiologico che nei primi giorni, dopo che è finito un annus horribilis come è stato quello che è appena terminato, vengono fatti dei nomi, ma ci insegna la storia che le squadre si fanno anche in un altro modo. Cioè nel senso che, va bene, si è discusso anche qui giustamente di Jorginho, perché le voci facevano riferimento a Jorginho, e si sta discutendo giustamente di Sergio Oliveira. Però, voglio dire, quando si deve rifondare un gruppo, secondo me, io fossi chi comanda, non ho ancora capito chi è, non l'ho capito e continuo a non capirlo, io sposerei il modello Atalanta, perché l'Atalanta ha comprato 3 anni e mezzo fa 11-12 giocatori al prezzo di un big. Abbiate pazienza. Che non sarebbe male, sì, ma però ci vuole una struttura che sia a livello Atalanta, mi sembra, anche la struttura, da quello... sai, andare a prendere gol, con tutto il rispetto, Atebor, Gossens, Freuler e Toloi, non è che ci sia bisogno del maresciallo Rommel, usando sempre questo termine. Ci sarebbe bisogno magari di una società, diciamo, sempre... già strutturata, di un allenatore che sa lavorare su un certo abbiamo tipo di sempre giocatore. Riproverato, lo può fare, abbiamo sempre riproverato alla Fiorentina di non avere lo scouting. Adesso è stato coperto questo ruolo, perché Bordisso non fa altro che fare scouting, quindi probabilmente il suo compito sarà di scoprire i giovani e di farli portare a Firenze, quelli che è possibile. Sicuramente in Argentina ha molto più potere rispetto... Quindi credo che di positivo in questo momento alla Fiorentina, a parte Gattuso, ci sia proprio l'introduzione di questa nuova figura. Quindi tu dici che questo è un inizio di una nuova era, di un progetto che potrebbe poi avere sviluppi, come diceva Vittorio. Ora non so se pare all'Atalanta, però insomma cominciare a fare un lavoro simile a quello che fa l'Atalanta, che faceva l'Udinese. No, è un progetto che finalmente porta una novità rispetto ai 2 anni precedenti. Porta una figura che... La Fiorentina si era affidata al mercato tradizionale. E quale novità porta? Uno scollamento dai procuratori? Sì, c'è un'apertura. Per amore di discussione, ricordo sempre, si criticavano i mercati della Fiorentina che aveva come riferimento Fali e Ramadani, ora c'è Jorge Mendes. Voglio dire, sempre un procuratore di riferimento c'è, no Stefano? Sì, no, ma sono più canali, sì, adesso. Però c'è più canali e mi sembra maggior sintonia, ce l'auguriamo, perché qui facciamo tutti dei ragionamenti augurandoci che vadano bene, una sintonia diversa, positiva, tra il procuratore e l'allenatore attuale, che è Gattuso. C'è un rapporto diverso, da questo punto di vista, non solo legato alla società, e poi ci sono più canali aperti, perché Mendes, te l'ho detto prima, Massimiliano, comincio a intravedere, mi auguro di intravedere una struttura, Burdisso, Pradè con un suo ruolo, mi sbaglierò, mi auguro di no. O comunque si è capito che quello che si è fatto nei 2 anni precedenti non andava bene, non era sufficiente. Quantomeno quella famosa conferenza stampa, stampa, era un incontro per attaccare i giornalisti del presidente. Almeno ci auguriamo che, l'unica cosa che estrapolo e che mi interessa, ammettiamo di aver sbagliato. Ecco, in questi 2 anni cerco di fare qualcosa per cambiare. Ecco, mi auguro che questa frase non sia stata buttata lì nel nulla, ma gli sviluppi sono stati questi. Posso dirvi una cosa? Io credo che
adesso siamo al 12 di giugno, sì? Il prossimo mese sia fondamentale perché Gattuso si guardi intorno, ma non nel mercato italiano e europeo, si guardi intorno all'interno del suo club. Cioè tu dici che al ritiro di Moena la squadra non ci va pronta? Questo non lo posso sapere. E purtroppo la storia ci ha insegnato negli ultimi anni che Pioli ci è andato addirittura con praticamente solo la squadra primavera. Tra l'altro, perché... se vuoi salutare il tuo amico Pioli, è a Forte dei Marmi, è in vacanza. Ma io lo saluto molto volentieri, ma qual è il problema? Io non ce l'ho mica nessuno. Il signor Pioli è un galantuomo, per carità di Dio. Come allenatore. Ha il suo carattere, al suo modus vivendi, delle quali io posso essere più o meno d'accordo. Che ti frega. Ma è un galantuomo, non c'è dubbio. Non mi piace come allenatore. Mi sembra corretto. Io quando sono andato a Viareggio, perché tu sai che ci vengo spesso, e ci veniamo spesso, Lido di Camaiore e Viareggio, e ho giocato a carte anche con Marcello Lippi. Hai vinto o hai perso? No, vincevano a quei tempi sempre il Paloscia con Marcello Giannini. Briscola e 3-7 da caffè. Io e Lippi, anche perché lui è sempre sto sigaro, se lo accendeva e si distraeva, ma comunque. Sai quante persone ho sentito nella passeggiata applaudirlo, chiedergli l'autografo, e quante persone hanno detto, guarda, lui non capisce nulla di calcio. Il calcio è così. Viva Dio, quando si vive di opinioni sono tutte rispettabili, condivisibili oppure no, ma sono tutte. Cioè tutte Gabriele Calderone, che stasera non è qui, odia, fra virgolette, calcisticamente, certo. Belotti, per me era il primo acquisto che la Fiorentina doveva fare. Pensate come stanno. Si parla di calcio, è un giochino, quindi è bene. Alla fine ci sono deve essere così. Soprattutto te in questo mercato. Prendi e ti tieni a casa a Torino Belotti. Cioè, se io lo dico, bestemmio, mi scomunicano, capito? Infatti oggi ora sta giocando la Russia, c'è Kakorin? Non mi risulta. Non credo neanche sia stato. Dove è andato in vacanza? In Siberia? No? L'ultima volta era all'ospedale, no? Volete vedere un altro potenziale? Vediamo il secondo. Un altro, questo è un po' meglio, questo è già un pochino più affermato, un pochino già più scozzonato, Nico Gonzalez. Che è altro proveniente dalla Liga Spagnola, Valencia deve vendere a tutti i costi. Questo però, lo vedete, è un altro buono. Eccolo qui, è un altro buono. Onestamente e sinceramente non riesco a pensare a che cosa potrebbe davvero diventare la Fiorentina se arrivassero tutti questi. Credo che determinate posizioni di classifica potrebbero decisamente cambiare. Questo è un mancinone pieno. Guardate che gol che si è andato a inventare in questa azione. Cioè, i soldi per questo li spendo io. Ecco. Dice che forse Gattuso si ritaglierà qualche minuto nella sua vacanza spagnola per vedere se ci fosse verso trovare l'aggancio per questo giocatore. Attraverso non so che tipo di incontro, però terra iberica. Allora, Gonzalez è un giocatore che la Fiorentina aveva già seguito giovanissimo, voleva portarlo prima che partisse per la Germania, perché poi lui è approdato in Bundesliga. 98 è una punta 98. Esterna. 98 come Oliveira. Sì, viene dall'Argentinos Juniors, mi sembra. Sì. E è un problema che nell'ultima stagione ha giocato poco per un infortunio. Questo è vero. Batistuta. Questo è vero, non è proprio nell'ultima stagione non è risultato proprio integrissimo, no. Ecco, dal punto di vista fisico. Quando ha giocato ha segnato 98. Quando ha giocato ha segnato con regolarità, quello va detto. 23 il problema anni. È c'è stato questo infortunio per cui è un po' da rivedersi. A me è piaciuto molto, apro una parentesi, questo tutti argentini, guarda caso. Questo giocatore della Svizzera che gioca nel Borussia Embolo. Allora, mi hanno detto, si dice in tutti e tre modi. Sì. Embolo. Vabbè, lui. Perché c'è tutti stasera i modi. Stasera non userei il termine medico. L'embolo in italiano non mi è dispiaciuto questo è giovane, ha personalità e soprattutto è pericoloso nell'area di rigore. Non mi è dispiaciuto. Potrebbe essere anche...
Perché deve andare anche a pescare lui. Questi, Giorgio. Però, vedete, se insistiamo, se recuperiamo il concetto dei pronti subito, non mi spiego l'introduzione di uno scouting. No, ha ragione Enrico quando dice che lo scouting può servire, e Tare te lo insegna, sia per gli under 23, faccio per fare un esempio, sia per i senior. Gli usati sicuri. Ma neanche gli usati sicuri. Cioè, certi giocatori che per esempio, te devi avere tutta la tabella europea di coloro che non riconfermano il contratto e che sono pronti a sganciarsi quindi, a parametro zero. Quindi quando parlate di scouting non parlate di ricerca giocatori, no. Parlate proprio di un segretarione che tenga non presente... Non parlo di talent scout. Ecco. E che soprattutto faccia attenzione... sono due cose completamente diverse. Perché anche su parametri zero bisogna fare attenzione, perché ci sono quei parametri zero... Parametri comunque, zero buoni e parametri zero da mollare. In cui alle spalle hanno dei procuratori, perché i parametri zero... dei nostri Rabiot e Ramsey nascondono delle commissioni, provvisioni su degli stipendi, roba da pazzi. Parlo di giocatori che l'anno prossimo per dire sono pronti a venire a andare in giro per l'Europa perché io non direi, hanno io direi anche un'altra e che cosa. Non hanno procuratori che ti chiedono poi stompi ricatti di stipendi fondamentali. Faccio un esempio, il close della situazione. Ecco, bravo, andare giusto, a cercare perfetto. Un giocatore da mercati alternativi anche se non giovanissimo che ti possano dare qualcosa in più che altri non, oh, la Juventus, non vedono prima di te. Ragazzi, esempio, la Juventus con Pirlo fece questa operazione, perché era Pirlo, ma Pirlo... La Lazio è molto vicina a Loftus-Cheek, per esempio, che è un giocatore che... Loftus-Cheek. Chi è? Sì, quello che voleva Sarri. Lo voleva anche Sarri. L'anno scorso. Sarri. L'ha allenato quando ora era a Chelsea. E non rinnova il contratto. Infatti. Capito? E chi arriva prima buono. E chi arriva prima vince in questi casi sicuramente per sostituire Lucas Leiva, capito, per esempio. Comunque Gonzalez è un giocatore che pur essendo 98 ha fatto più di 70 presenze in Bundesliga con lo Stoccarda segnando più di 20 gol, mi sembra 22-23 gol complessivamente e ha fatto soprattutto 6 presenze e 2 gol nella nazionale maggiore argentina, per cui non è l'ultimo arrivato. Lo prendi? Lo prendo sì. Allora, c'è questa incognita dell'infortunio l'ultimo anno. Fra Gonzalez, Guedes e Corona, chi prendi? Io prendo Gonzalez. Stefano? Guedes. Rico? Corona. Capito, e siete in quattro perché così ora, perlomeno. Ora al di là. Orlani Zaccagnini. Stavo proprio cercando di trovare questo. Ma al di là, della battuta, io veramente sceglierei Corona. Che Corona è uno che segna, è uno che lotta, è uno che ha fame. E che è un elemento che potenzialmente ti aiuta in tutte le zone del campo, cosa che non fa Guedes, no. Cosa che non fa chi è l'altro? Gonzalez. Sono giocatori un po' diversi, tutti e tre non sono paragonabili. Ti sottopongo, se posso, vai. Giorgio, la fonte è tutto mercato? Sì. Lo chiedo per una notizia che vai. Hanno battuto in giornata, così accontentiamo gli orari. La Juventus, e chiedo aiuto a Enrico Rocitano, all'amico Chini, sembra sempre più interessata a Milenkovic, sì. Perché vorrebbe sistemare l'eventuale partenza di Demiral, perché dice che il turco non è pienamente soddisfatto della Juventus. Barone dice da Firenze che il serbo sarà lasciato partire in caso di un'offerta interessante. Per interessante, ragazzi, la Juve che cosa aggiungo un particolare a quello che hai detto, che è vero, piace particolarmente ad Allegri. Infatti è una richiesta di Allegri, però sicuramente non a quei livelli di cui si parlava di Milenkovic. Di mercato no. Sì, no adesso di, si parla dai 20, dai 20 ai 25 milioni. No, erano 40. No. È stata una stagione negativa. L'arrivo di Montella valeva 40 milioni, almeno era stato messo sul mercato a questa cifra. No, infatti è calato molto. Però le ultime c'è la questione, Giorgio, che nel 22 gli scade il contratto, quindi
vendi. Lo devi vendere, non ti rinnova, lo devi vendere ora, quindi anche per 20 io lo venderei. Io. Senti, per Gonzalo, però c'è la notizia che sembra che c'è da capire anche su Milenkovic il destino di Pezzella, perché sembrerebbe che Pezzella possa andare via, allora a quel punto la Fiorentina prova a fare uno sforzo per tenere Milenkovic. Quindi c'è chi anche terresti fra i due? Milenkovic è tutta la vita io, Sì, tecnicamente. Per l'autofinanziamento non lo so. Lo so, però se devi fare una squadra per alzare l'asticella, Milenkovic, sono d'accordo. Se non ho problemi di soldi, tengo Milenkovic. Lo abbiamo detto sabato scorso, con Quarta fisicamente vai da poche parti e ci vuole un giocatore. Poi Milenkovic può giocare anche esterno, quindi c'è quel vantaggio lì. Mi confermi, perché dicono che la Fiorentina avrebbe offerto per Gonzalez 20 milioni più bonus, ok? Quindi si arriverebbe a 23-24. 25 ecco. Quota massima. Okay. Ed è un valore che per Gonzalez ci può stare. Però comincio a contare 30 l'accoppiata, è vero che faccio uno squadrone, però comincio a fare 30 l'accoppiata, Corona... Gedesh. Oliveira, sì, Oliveira Gedesh. 25, Gonzalez fanno già 55. Qualcuno devo vendere, perché comunque sia, ripeto, credo giustamente che la Fiorentina comunque faccia i conti con i conti. Anche perché lo sforzo di portare avanti tutto l'ambaradano dello scorso anno con, e poi domani entreremo nello specifico del dettaglio, l'abbattimento del fatturato, l'incremento del costo del monti stipendi, uscito tutto dalle casse della proprietà, proprio complicato non è. Ta fermo lì, dopo la pubblicità mi dici cosa è successo, che ti vedo tutto zitto. Durante la pubblicità te lo chiedo. Coop, da allevamenti che riducono gli antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano i pesticidi, possiamo costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. Coop, una buona spesa può cambiare il mondo. Free Zanz, libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Free Zanz, professionisti contro le zanzare. Con il caldo abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Per questo c'è Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina per avere il massimo dell'energia. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. Ciao, sono Anna Foglietta, fondatrice di Every Child is My Child. Acquistando Sustenium Plus, sostieni i bambini con meno opportunità. Sustenium Energy Together. Ripartiamo insieme dai bambini. Da Menarini. Qual è la forma dell'amore e dell'origine? Che forma ha la tradizione? Qual è la forma dell'allegria? Che forma ha il sapore? Sarà la forma della dolcezza? Pecorino Toscano DOP. La forma della bontà. Potrò beneficiare del superbonus per casa mia? Potrò avere lo sconto in fattura? Ma secondo te da dove si comincia per ottenere il superbonus 110%? Per tutte le domande sul superbonus, vieni in filiale. Possiamo supportarti più di quanto immagini. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, la scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una. Ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri Scelta Pura Luce Gas su estra.it. Che è successo? Intanto siamo arrivati al 20 minuti circa, più o meno, dalla fine di Bologna, di Belgio, di Belgio-Russia, ma questa è l'abitudine, la disabitudine all'Europa e l'abitudine all'Italia.
Partita che è morta dopo il 2-0 del Belgio, non interessa assolutamente più a niente e a nessuno se non vedere una serie di obbrobri targati Russia. Io ho una sensazione, spero di avere una sensazione sbagliata, non vorrei che per le difficoltà del mercato che poi nascono, alla fine ci fossimo limitati a sognare. E le speranze che hanno concretezza, perché sono tutte mosse fatte dalla società che hanno concretezza, da Gattuso in giù, sono tutte cose che lasciano deporre un progetto con le gambe. Spero di non dover raccontare di inciampi di mercato per cui poi sei qui che sogni Messi e ti arriva ficcadenti. Ecco. Non credo che ci sia, ecco. Ci sarà una via di mezzo. A proposito del discorso che faceva Enrico sugli scouting e sul fatto degli svincolati, per esempio la notizia è di stasera che José Mourinho avrebbe contattato Sergio Ramos per la Roma. Sergio Ramos che è svincolato. E quindi. Ma è ancora un giocatore? Un alieno. È ancora un giocatore? Ho detto non è un alieno. Ma è ancora un giocatore? Secondo me per l'Italia sì. Per la Roma va bene. Perché se per tutti Pedro non poteva nemmeno entrare in campo, a me Pedro, per esempio, mio malgrado lo dico, alla Roma non è andato malissimo. No, no. Lo stesso dicasi per Mkhitaryan. È stato bravo Fonseca lì. Sì. Lì è stato molto bravo Fonseca, perché Mkhitaryan, per esempio, anche lui, lo ha rivitalizzato lui. Quindi voglio dire, questi svincolati vanno bene. Anche Smalling, per esempio, doveva essere impresentabile, no? Qualcosa ha fatto. Sergio Ramos è di un altro spessore. Albiol doveva andare in pensione. Continua a giocare e bene. Nel Siviglia, o sbaglio? Vero. No, è il discorso che faceva Giorgio. Cioè, il calcio di ora, c'è il rischio, Giorgio, di sognare e di trovarsi poi nella palude. Dalle paludi... Più che un rischio, è un timore. È un timore, ma è giusto e corretto, e lo esponevano anche alcuni colleghi in riviste settimanali e mensili. Sarà bravo chi farà un po'... ci metterà un po' del suo, che andrà a cercare certi giocatori, quelli che appunto citava Vittorio. Ma bisogna chiunque lo fa. Sarà bravo chi userà questo tipo di discorso. Il dire tiro fuori il portafoglio, eccolo qui, non è più così. Chi pensa che sia così sbaglia, si ritroverà nelle pastoie. Appunto, ci vogliono anche i canali giusti. Sono curioso di vedere come arriveremo a fine agosto, che tipo di mercato verrà fatto. Io mi auguro che questo calcio italiano, che si sta rendendo conto che ci sono problemi economici, che comunque sono in tutta Europa, in Italia ancora di più, mi auguro che ci siano speranze, risvegli di un mondo particolare. Mi avete fatto eccitare su questo discorso del mercato, tu lo sai, io sono malato, no? Per il mercato. La notizia è delle 22.06, viene dal Portogallo, secondo la stampa online portoghese. Sono considerate superabili le distanze con il Porto per Sergio Oliveira. Per la Fiorentina? Esatto. Quello che avevo ascoltato su RTP in precedenza, te lo confermo anch'io. Io l'ho sentito, infatti. Stefano l'aveva riportato. Sentito. No, è una conferma in più. Considerate, superabili. Superabili, virgolettato, quindi dichiarazioni... fonte all'interno del club. Bene, quindi abbiamo già due fonti. Io aggiungo, sempre fonti portoghesi, perché ovviamente il meccanismo qual è? Tu hai chiesto, tu portoghese, hai chiesto uno stonfo, corri il rischio di restare con il cerino in mano, allora dici sì, è vero, c'è la differenza. Però sta tranquilla Fiorentina, che io abbasso il prezzo e che se davvero lo vuoi il giocatore finiamo per come faceva quello lì, ma no? Buone le patatine, come sono buone le patatine, tutti mangiano le patatine e lui pigliava il pugno. La Fiorentina dice, riportato anche questo da Marca, che il Valencia deve vendere. Quindi parliamo di Nico Gonzalez. Lo sto traducendo, ma lo spagnolo non è difficile. No, Valencia è il primo indiziato a partire. Valutazione?
non è riportato. No, è l'unico che può partire e portare. Sono in braghe di tela, sono in braghe di tela. La questione è quello che si diceva prima, Giorgio. Basta, si diceva allora, che ecco una squadra, se vuole avere ambizione, sì, deve tirare fuori il portafoglio. Però allora, sì, se vuole avere ambizione, sapere anche avere le idee. Io a queste notizie faccio sempre una tara, sicuramente, perché i portoghesi cercano di stimolare la Fiorentina ad andare a prendere Oliveira. Sì, poi c'era anche quella voce della Roma. C'era quella voce dell'inserimento della Roma nella trattativa, mi sembrava abbastanza. Non c'è dubbio. Ad hoc. Mourinho contatta Ramos, ma Ramos è a caccia degli ultimi stipendi. Poi avete visto dove è finito Fonseca, no? E non viene a Roma per zero lire o zero euro. Ti pare? Sì, ed ecco perché, alla luce di tutto quello che avete detto, forse regge un'ipotesi, che è quella di non avere fretta. Sì. Anche. Sì. Primo, perché ci sono gli europei questa è una buona chance. Esatto. Questo porta avanti già tutto. Il mercato starà fermo fino all'11 di luglio, esatto, pur partendo ufficialmente il primo, ma fino all'11 di luglio è tutto fermo. Esatto. Anche per le nazioni che usciranno. Secondo, perché comunque sia incomincerai a fare davvero dei ragionamenti finito gli europei. Terzo, però, c'è un problema, che il campionato comincia il 22 d'agosto e che quindi, soprattutto, credo, le squadre come la Fiorentina, vogliose di ricominciare una stagione in un modo diverso, debbano arrivare un po' più pronte. Almeno pronte per due terzi, mettiamole così, diciamo che potrebbe mancare uno o due, al massimo due giocatori. Ecco perché, pur considerando il fatto che questo è il primo vero anno della proprietà che può lavorare con serenità e con tranquillità, pur considerando il fatto che c'è stata la pandemia per cui la proprietà ha cacciato uno stonfo di soldi, pur considerando il fatto che non ci sono denari, però pensare che solo l'arrivo di Burdisso, solo l'arrivo di Gattuso con Mendes possa essere l'olio nel lume, no. Questo perché è dubbio. Perché lo stesso Pradè, diciamo che forse mai come questo è il momento del mercato in cui capisci se queste scelte funzionano, perché hai tutte le possibilità per farle lavorare in un certo modo. E sono scelte che servono anche a far trovare una Fiorentina più pronta, secondo me, perché evitano anche l'impasse, diciamo, del mercato europeo legato ai campionati europei. Bravo, se vai in Argentina, te c'hai un mercato già libero, pronto, suo, disponibile, libero, così. E puoi prendere quei due o tre giocatori. Se c'hai Mendes, magari prendi due o tre giocatori che non sono nell'orbita di nessuna nazionale, però sono giocatori che possono darti qualcosa in più, vedi Oliveira. Quel mercato lì te lo giochi, perché io mi immagino... Anche tempistiche oltretutto diverse rispetto sì, al nostro mi mercato. Immagino che Burdisso sarà se in ora, contatto... Ragazzi, non pensiamo sta... perché è arrivato Burdisso abbia in mano il mercato dell'Argentina no, Firenze. No. O di tutto Sud America. No, insomma, ecco. E a proposito di Sud America, noi siamo tutti concentrati qua sul campionato europeo, ma ricordo che domenica notte si parte con la Coppa America brasiliana, quindi anche lì si parleranno e qualcuno cercherà di darti dei giocatori. Ma bisogna anticipare anche questo tipo di manifestazioni. Non ho capito perché si giochi in Brasile. Perché dice che rispetto all'Argentina la situazione è migliore per la pandemia. Accidenti. Così ti faccio sorridere un po'. Stefano, riguardo al mercato che viene osservato, qua tanti telespettatori ci dicono perché è stato comprato Kakorin, visto che la Russia è una delle nazionali meno forti di questo europeo. In più altri ci sono messaggi contro Pradè, in quanto dicono perché è intoccabile, in questi anni non ha fatto molto, mentre altri hanno detto che non è colpa di Pradè perché i calciatori non sono scarsi, ma dipende dall'allenatore. Quindi con Gattuso, anche con questi calciatori, la Fiorentina forse riuscirà a rimanere nella parte sinistra della classifica. Io non sono un intenditore di calcio mercato, quindi Tossani esprimo giudizi legati al campo.
Kakorin non lo so, sicuramente ci sarà un'operazione sotto, cioè, capiterà non tecnica. Capiterà l'occasione per fare la domanda ad hoc. Perfetto. Perché avete comprato Kakorin? Perfetto. E qualcuno dovrà rispondere. E questo è quanto. Per se quanto la Russia riguarda... è così scarsa, figurati Kakorin, è stato che non è nemmeno nei 26. Dissento sul fatto che sia scarsa la Russia. Stasera non l'ha mai vista, ma non l'ha mai vista. Capito, ragazzi, se è diventato buono anche il Belgio. Su Pradè, che ti devo dire? Ma la Finlandia è peggio o meglio della Russia? Abbiate pazienza. Secondo me sono lì. Su Pradè, che devo dire? Amichevoli prima. Lui fa parte ovviamente di un sistema che in queste due stagioni non è stato certamente, non ha portato dei risultati positivi, però ripeto, perché è intoccabile, e se lui ha la fiducia di Commisso c'è poco da fare. Ripeto però, abbiamo detto di una struttura che sta nascendo. E Pradè si è trovato a lavorare in un contesto particolare. Magari, ha sbagliato, non lo so. Abbiamo fatto quello che gli ha chiesto. E magari in questo contesto farà molto meglio. Magari si trova meglio in è un pesce che nuota meglio in quest'acqua che non nell'acqua di prima. E te l'ho spiegato all'inizio della trasmissione, certo. Perché secondo me ci vuole un ruolo come Pradè. Ha fatto molto bene insieme a Masià. Bravo, e del resto ricordate che anche le sue esperienze precedenti, a Udine non era da solo, a Roma non era da solo, a Firenze nella prima andata non era da solo. Ci sta che ci siano quelli che danno il meglio in squadra e ci sono e allora ripeto, giocano a pallone, e ci sono quelli che fanno meglio da soli e allora giocano a tennis. E ripeto, quando non ci sono soldi ci vogliono idee. Se la Fiorentina si è messa avanti sui giocatori che non sono il primissimo piano per le prossime manifestazioni, quelle che sono appena iniziate in Europa e quelle che inizieranno in Sud America, avrebbe fatto bene insomma a metterci il cappello, perché non si sa mai poi. Sì, poi ti dicevo della Coppa America, non tanto per vedere i giocatori che vanno in campo in questa Coppa America, ma perché c'è movimento, parli e magari ti citano dei giocatori che non rientrano nella rosa dei convocati, ma che sono comunque validi. De La Vega, se non vai a vedere l'Under 23 dell'Argentina, non te lo fili mai nella vita. Perfetto. Ecco, capito? Il vecchio, ho visto quel giocatore, anziché mi hanno detto che quel giocatore è bravo. Vediamo se si ritorna a fare calcio come si faceva una volta. Vittorio Radu all'Inter dice che siamo alla frutta? Dice che sono i grandi misteri della storia del calcio, che poi misteri sono, o perlomeno anzi non misteri, segreti di Pulcinella. Perché ogni allenatore, da quando esiste questo gioco, si è sempre portato dietro i suoi fedelissimi. Simone Inzaghi ha fatto la stessa cosa con Radu. Voglio ricordare che Radu 2 anni fa sembrava dovesse addirittura smettere di giocare. Era fuori rosa, no, all'inizio dell'anno. Voleva finire la carriera perché rappresenta il passato remoto di una bella Lazio di 10-12 anni fa. Io non lo riesco a capire. Tu mi hai giustificato l'arrivo di Radu per sostituire Hakimi, ma ragazzi, è come se io sto nella staffetta e la Giamaica levano Usain Bolt e mettono Vittorio Betti. Cioè la gente dice, questo è il commissario tecnico della Giamaica, è impazzito. Meglio Enrico Toti di me, che corre più veloce senza una gamba. Cioè voglio dire, quindi è un mistero buffo. Io credo che debba giocare in panchina. Giocare in panchina non è male. Gli è andata bene. Massimiliano, parto con te per un giochino al limite del metafisico. Guardando la classifica dello scorso anno, ci sta secondo te che ci sia un'inversione di, non dico di posizioni, ma un'inversione di peso specifico all'interno del campionato tra Inter e Fiorentina? Cioè ci sta che la calata dell'Inter sia proporzionale alla salita della Fiorentina? Allora, intanto prendo solo loro due perché credo che siano quelle che subiranno maggiormente in negativo e in positivo il movimento del mercato. Intanto il presupposto di partenza: se la Fiorentina vuole rientrare dall'altra parte, quella nobile della classifica, qualcuno deve scivolare via. Ora, che l'Inter lasci il proprio posto alla non Fiorentina, dico il primo, sarebbe non dico il primo, il primo posto sarebbe il sogno. Se diciamo che la calata eventuale possibile dell'Inter possa influire su una risalita della Fiorentina, anche su quello
possa avere però, qualche dubbio. Però, allora, vi faccio un riassunto rapidissimo perché questo blocco di pubblicità deve andare in onda corretto. Allora, l'Inter è in ridimensionamento. Sì. Il Milan rimane fondamentalmente così, non ci sono grossi sbarrelamenti. L'Atalanta, idem come sopra. La Lazio cresce. Il Napoli, punto di domanda. Beh, Napoli, Spalletti punto di domanda. È presumibile che voglia che crescere. Ma punto di domanda. No, fa che rimanga lì. Tra Gattuso e Spalletti è come se andiamo io e te in un'altra galassia. Chiuso, punto. Dove ero rimasto? La Roma sarà sicuramente in fase Murillo. Di crescita. Sarà in fase di crescita. In queste sei squadre, comunque, ci sono... La Juventus, mi sono dimenticato la Juventus, chiedo scusa. La Juventus fondamentalmente continua la Juventus deve andare a scendere deve vincere anche, lo scudetto ma deve andare a scendere come quantità di giocatori. Alla fine di tutto questo la pubblicità e poi vediamo se ci stanno delle trasposizioni osmotiche. Continuiamo a scegliere prodotti come quelli a marchio COP, che provengono da allevamenti che riducono l'utilizzo di antibiotici e da metodi di coltivazione che limitano sempre più l'uso di pesticidi. Riusciremo pezzo dopo pezzo a costruire un mondo in cui la salute è al centro di tutto. COP. Una buona spesa può cambiare il mondo. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Incorniciate dalle bellezze naturali dell'isola d'Elba, immersi nella campagna elbana, a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Campo, appartamenti dai balleri, arredati con cura, completi di ogni comfort, quiete e relax garantiti. Per una vacanza indimenticabile, appartamenti dai balleri, www.casevacanzadaiballeri.com. Il Belgio come l'Italia, 3-0 alla Russia, doppietta di Romelu Lukaku che diventa il capocannoniere di questi europei perché è il primo a fare doppietta. Tutta l'elucubrazione che ho fatto prima era per cercare di capire dove può andare a inserirsi la Fiorentina al netto delle speranze e dei rinforzi nell'otto di quelle che stavano davanti. Ora, al di là delle considerazioni
fatte sull'Inter, che sicuramente si dovrà ridimensionare. Quelle che sono davanti è quella che scende di più. E che comunque avrà Lukaku anche il prossimo anno, ho capito, vediamo ma, un capocannoniere. Sì, già, ma, però detto questo, sicuramente la Fiorentina dovrà approfittare delle defiance di almeno di una di quelle squadre che le incavi prima. E non considero Sassuolo, non considero Verona, non considero niente di tutto quello. Noi consideriamo invece Sassuolo, Verona e Sampdoria come le squadre che la su cui fare la corsa. Dovrà fare la corsa e precederle. Poi la Fiorentina dovrà essere brava a saper sopravanzare qualcuna davanti, che la speranza, le cose che saranno, potrebbe avere un cedimento. Sassuolo, Dionisi, Sampdoria, Iachini. Tra l'altro Dionisi oggi è attaccato a tutto spiano dal presidente Ferrero. Ma era stato detto, è un traditore seriale. Ma l'aveva già anticipato Fabrizio Corsi, che si era molto arrabbiato. A proposito, sembra che Andrea Zoli sia in pole per l'Empoli. Sì, per te lo do per certo. E poi Dionisi, allora, quindi Dionisi, Sassuolo, Iachini, Sampdoria e Verona, abbiamo detto di Francesco, ufficiale, Udinese, Gotti ufficiale. Quindi praticamente mentre Pippo Inzaghi invece è andato al Brescia. Sì. E Fonseca al Tottenham sta per firmare. E così il Brescia non verrà in Serie A neanche quest'anno. Che vabbè, questa è una considerazione. Sì, io punterei la corsa, secondo me, proprio su Sassuolo, Sampdoria. No, durerà 3-4 mesi in Zagreb. Cellino 3-4 giorni. Non di più. Qual è la bella storia? Scusa, non sono convinto nel crollo totale dell'Inter, perché io ho fiducia in Simone Inzaghi, che fa un 3-5-2 diverso, ovviamente, da quello di Antonio Conte. A proposito, ora per l'appunto c'è stata sta cosa, io mi dicevano che probabilmente avremmo potuto vedere un Eriksen nel suo vero ruolo con Brozovic, forse play, ora purtroppo è successo quello che è successo. Vabbè, ragazzi, la storia del calcio insegna che a Milano i teorici non hanno vita, devono essere pratici, devono essere capaci di resistere alla lavatrice di trapattoniana memoria, perché stare a Milano è entrare in una lavatrice. Sì, Simone Inzaghi non ha una storia che dica che lui riesce a stare in una lavatrice. È vero che lo titolo non è tanto meno. Insomma, la Lazio e Roma sono un ambientino abbastanza. Qual è la storia bella di Eriksen che ci racconti per chiudere? È una storia bellissima, la fonte è Tutto Sport di poco fa, perché chi ha salvato la vita, diciamo, o perlomeno ha fatto il primo intervento, Tutto Sport titola proprio che ha salvato la vita a Eriksen, è stato Kier. Noi lo conosciamo come Kier. Perché che cosa ha fatto il giocatore del Milan, nonché compagno della Danimarca? Ha visto cadere Eriksen per terra, privo di sensi, è corso verso di lui ed è stato il primo a intervenire. Addirittura il quotidiano online Mirror, che è uno dei quotidiani più importanti inglesi, lo sta aprendo con questa notizia. Ha stabilizzato sulla schiena il compagno, cioè l'ha messo. Avete visto quella foto in cui si vedeva lui già così con le gambe allargate? Sì. Lo ha fatto Kier, gli ha liberato le vie aeree, perché la testa era prima che arrivassero i sanitari, e ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. E ora che mi ci fai pensare, io ho visto l'immagine, mi pare sia stato lui ad allontanare altri compagni che volevano andare. Bravo. C'era il portiere. Ora che mi dai questa notizia, bravo, mi fai ricordare questa cosa. C'era il portiere lì vicino, bravissimo. Sì, l'ha presa e l'ha mandato via. Bravo. Esatto. Allora, fantastico. Sì. Quindi una bella storia, diciamo, impreziosita da Inter Milan, insomma, il derby. Sono due maglie, indossano due maglie diverse, e che comunque sia, credo che davvero abbiano detto giusto oggi, quando succedono questo tipo di cose non ci sono bandiere. Bravo. Anche la Fiorentina stessa è stata vicina a Eriksen. Ma vedi, come diceva Vittorio, la nazionale italiana, tutti, insomma, il mondo del calcio. Vedi, la vicinanza, è vero, le squadre di club, ma poi ecco il sentirsi uniti sotto una bandiera. È quella bandiera di cui parlavo io circa due ore fa. Infatti, mi riferivo che deve essere sempre comunque tenuta presente. Signori, siamo vicini alla fine della trasmissione. Vi ricordo che da ieri sera noi siamo partiti con una sorta di accompagnamento molto virtuale, molto soft, a quella che è la nuova scelta della società della Fiorentina, cioè fare una maglia che si ispiri a delle maglie del passato. Allora, grazie al collega Sbrana, cose che sono già passate
all'interno di Casa Viola del mercoledì, ma noi le riproponiamo proprio vista la tempistica da rispettare. Facciamo un viaggio attraverso le maglie storiche della Fiorentina, così quando poi sarà svelato il mistero di qual è la maglia nuova, capiremo su quale, da quale è stata estrapolata proprio tutto questo. Faccio gli auguri di buone vacanze a Enrico Roscitano, che se ne va bellamente, tranquillamente a riposarsi. Spero di sì. Sicuramente sì, ci ritroveremo prestissimo, appena la Juventus tornerà a essere prima in classifica e quindi a vincere lo scudetto. Sì, perché... ma posso fare un invito, Enrico? Dai, una rigenera un po' questa regina anche, Se ma no, si rigenera da sola, guarda, no, si regina, ha sfiorato i playoff, è andata meglio del Pisa, e questa era la cosa fondamentale. Intanto ti abbiamo preso il portiere. Noi si prende Gori. Ah, beh, accidenti, Gori. A conferma che sono una succursale della Juve. Cosa ha detto? No, buone vacanze. Grazie, buone vacanze. Con Massimiliano Martini, Stefano Chini e Vittorio Betti. Ci ritroveremo sabato prossimo. Ultimo sabato di questo tipo di struttura, perché poi, sperando, visti anche i risultati, di andare avanti, che l'Italia vada avanti, cambieremo modo di fare. Non hai voluto dire che oggi Vittorio è in bianco-nero per celebrare lo scudetto della Virtus? No, perché a lui gli verrebbe male questa roba. È blu scuro? È blu. Si è salvato in calcio d'angolo. Grazie a Greta Beccaglia per tutto quello che fa sempre, comunque, di altissima qualità. Ci vediamo mercoledì e poi venerdì ritorni con il tuo A Tutto Gol del venerdì. Sbrana le maglie storiche della Fiorentina. Grazie a Massimo Papi, grazie a Leo. Seven Up. Nel campionato 1992-93 la Fiorentina è sponsorizzata da 7 Up, una bibita americana al gusto di limone, che l'azienda aveva già sponsorizzato, era entrata in Formula 1 sponsorizzando la Benetton e la Jordan, e decidono di entrare nel mondo del calcio. La maglia, lo sponsor tecnico era Lotto. Quell'anno la Fiorentina ha avuto un campionato un po' travagliato, perché era partita benissimo con gli acquisti, campione d'Europa Brian Laudrup, Effenberg, Ciccio Baiano in attacco a far coppia con Batistuta. Campionato che parte benissimo, girone d'andata lo finiamo al secondo posto, poi improvvisamente, dopo una sconfitta in casa con l'Atalanta, Cecchi Gori decide di esonerare Radice, e da lì entriamo nel dramma che finirà purtroppo con la retrocessione. La prima maglia riprende molto quella dell'anno precedente, viola con questi loghi della Lotto che fanno una specie di patchwork, il giglio ricamato applicato. Questa è una maglia con il numero 2 dell'ex mister Pioli. A fare scalpore quell'anno però è la seconda maglia. Seconda maglia che bianca con questo sopra viola scuro che va a sfumare, con questi segni che si intrecciano, che fino a quasi alla fine del girone d'andata nessuno se ne era reso conto, però guardandoci bene formavano una svastica, e quindi è diventata la maglia più chiacchierata della storia del calcio. Nessuno se ne era accorto, la Lotto si è giustificata dicendo che era un errore del computer, il tratto si doveva fermare, però ormai le maglie erano in produzione, la Fiorentina ci ha giocato 5-6 partite, poi una volta che è venuto fuori lo scandalo, un articolo sull'Unità, le svastiche sulle maglie, la Lotto la ritira dal mercato, e la maglia dopo la Fiorentina adotterà una maglia più semplice bianca. Come maglia, a parte il discorso della svastica, era molto bella, perché nel bianco si vedeva nella trama i simboli della Lotto, sembrava brillassero. Questa ha il numero 15 in floccato blu, e questa è la maglia
che va a sostituire quella incriminata con le svastiche, tutta bianca, con un righino viola sul colletto, molto semplice, però è stata fatta all'ultimo momento per rimediare all'errore. Questa è la maglia di Effenberg della partita Torino-Fiorentina, l'ultima, dove pareggiamo, non siamo riusciti a vincere, che probabilmente forse ci si salvava. Me l'ha regalata il mio amico Mario, che è riuscito a prenderla a Torino, e purtroppo la partita dopo abbiamo vinto in casa con il Foggia, però non è servito a nulla, perché Roma e Udinese ci hanno fatto la truffa, hanno fatto il biscotto e purtroppo siamo retrocessi. Dallo Sbrana è tutto anche per stasera, ci vediamo la prossima settimana.